Cognitive patterns. Il quadro cognitivo. Esistono dati ben replicati sul deficit della teoria della mente, dell'attenzione condivisa, della coerenza centrale e della pianificazione esecutiva. Ci sono state degli oratori durante il convegno che hanno sottolineato che effettivamente sono stati realizzati dei progressi, soprattutto grazie al maggior utilizzo del disegno sperimentale, applicazione della metodologia dell'eye tracking, l'uso dell'imaging cerebrale funzionale e gli studi prospettici sui fratellini neonati. Speriamo che si possa individuare un unico deficit cognitivo modulare che possa spiegare l'autismo, però è alquanto improbabile che tale deficit univoco possa effettivamente essere rilevato. Cathy Lloyd, nella sua ottima presentazione stamattina sul DSM-5, ha parlato appunto di sottoclassificazione. Il concetto di Asperger secondo me è stato utile per indicare che l'autismo può svilupparsi in soggetti che acquisiscono la capacità verbale in età normale. Cioè, non di meno, va aggiunto che la sottoclassificazione dei disturbi dello spettro autistico si è dimostrata problematica, mancando di una validazione empirica adeguata. E chi ha lavorato al DSM-5 sostiene che è arrivato il momento di accantonare queste sottoclassificazioni e avere un'unica diagnosi del disturbo dello spettro autistico. Ovviamente c'è molto da dire su questa semplificazione, ma sicuramente sarà necessario individuare in qualche modo i disturbi disintegrativi, non perché siamo sicuri che siano differenti, ma piuttosto perché se non compaiono assolutamente nella classificazione bloccheranno la ricerca e quindi non si potrà capire se è una variante insolita dell'autismo o è una cosa completamente diversa. La letteratura sui disturbi disintegrativi è molto limitata e poco risolutiva. Il quasi autismo, se ne è parlato, ne ha parlato Rick Frombon. Lo studio britannico sugli adottati inglesi e rumeni ha mostrato, con grandissima mia sorpresa, che una deprivazione istituzionale profonda è associata con un quadro clinico analogo all'autismo, ma atipico per certi versi. I meccanismi non sono ancora compresi appieno, ma l'implicazione è che l'autismo potrebbe svilupparsi sulla base di una restrizione degli stimoli imposta dall'ambiente esterno, oltre che a un deficit geneticamente stabilito e quindi interno nell'elaborazione degli stimoli. Quindi resta da determinare se gli abusi e la mancanza di cure familiare può avere lo stesso effetto, ma abbiamo ancora pochissimi dati a riguardo e quindi non ci è possibile stabilirlo. Quindi sono pochissimi dati disponibili, ci sono delle differenze, anche se è una conclusione piuttosto azzardata. Voglio aggiungere en passant che anche se questi riscontri sono molto credibili e significativi, direi, non significano che nella maggioranza dei casi di autismo abbiamo una deprivazione istituzionale, perché da centinaia di studi sull'autismo abbiamo visto che questo tipo di background è alquanto raro. Abbiamo anche parlato di utilizzo dei farmaci. C'è un punto che vorrei sottolineare a questo punto, è che molti studi hanno dimostrato che l'autismo si distingue da quasi tutte le altre patologie psichiatriche perché non trae grandi benefici dall'uso di farmaci psicotropi sulla sintomatologia di base, come la reciprocità sociale ridotta e la scarsa comunicazione sociale. Perché? Probabilmente perché il deficit di base non coinvolge i neurotrasmettitori
neurotrasmettitori. Bisogna ricordare che il cervello fa parte dell'organismo e quindi non possiamo prevedere automaticamente che i meccanismi di rischio siano limitati al cervello. E quindi la questione discussa ieri dal punto di vista delle possibili implicazioni immunologiche della patologia può portarci a considerare un qualche cosa di esterno al cervello che pure ha implicazioni sul suo funzionamento. Quindi, quali sono gli elementi veramente importanti? Chiaramente l'autismo è un'alterazione allargata del sistema e quindi come si può intervenire? Può darsi che si siano utilizzati farmaci sbagliati finora e può darsi, questo è vero, che i farmaci hanno avuto degli effetti limitati a livello di determinate problematiche sociali. Adesso voglio passare dall'aspetto clinico ai dati strettamente genetici. Ne abbiamo già sentito parlare durante questa riunione. Ci sono tanti dati ben replicati del fatto che l'autismo sia associato a delle mutazioni geniche patogeni come la neuroligina, la neurexina, lo SHANK3, che spiegano una minima percentuale dei casi, circa l'1%, ed è stato anche affermato che tuttavia questi siano le vere cause dell'autismo. Il dilemma è che anche se il quadro clinico che è associato a questi geni include delle caratteristiche autistiche, spesso quello che domina è una disabilità intellettiva. È interessante anche vedere che questi dati sono tutti stati ascritti all'autismo anziché alla disabilità intellettiva, anche se potrebbe essere l'esatto contrario. Ovviamente i geni non codificano delle categorie psichiatriche specifiche e gli effetti pleiotropici sono evidenti. Quindi l'idea che i geni semplicemente abbiano un solo effetto, adesso sappiamo perfettamente da vari studi che non è così. La maggior parte dei geni hanno degli effetti multipli e quindi c'è questa mancanza di specificità che non è per nulla sorprendente, ma questa mancanza di specificità solleva dei dubbi sulla misura in cui questi dati siano effettivamente utili rispetto alla maggior parte dei casi dei disturbi dello spettro autistico. Lo studio talvolta di un singolo gene raro che sia causa di una determinata malattia può essere informativo, ad esempio nel caso dell'Alzheimer si verifica una situazione del genere. Se poi questo sia vero per quanto riguarda l'autismo, sinceramente ancora non lo sappiamo. Variazioni nel numero di copie, CNV. Delle delezioni cromosomiali minimo, delle duplicazioni minime che si chiamano CNV, cioè variazioni nel numero di copie, e degli studi hanno dimostrato che le CNV, in particolare quelle che comportano delle delezioni, si riscontrano nel 5-10% dei casi di autismo e questa percentuale è più alta che non nei controlli e questo in modo significativo. Quindi i dati mostrano che c'è un ruolo causale delle CNV sia nell'autismo che nella schizofrenia e un lavoro pubblicato la scorsa settimana pare che questo avvenga anche per la DHD. Però la maggior parte delle CNV si manifestano de novo e quindi non possono spiegare assolutamente la familiarità della malattia. Per quel che riguarda l'autismo, noi sappiamo che c'è un pattern familiare, cioè presente nelle famiglie, non c'è semplicemente una componente genetica, quindi le CNV non ci danno una spiegazione. Poi, quando ereditate, le CNV possono essere presenti anche in membri della famiglia che non sono affatto colpiti da autismo, quindi l'effetto causale non è necessariamente determinante. Inoltre, dobbiamo chiederci cosa causi questa aumentata frequenza delle CNV. Stessa domanda per le anomalie dei cromosomi, che anche queste risultano aumentate nell'autismo, e altre anomalie congenite.
di tipo cromosomiale. Una possibilità è collegata a un'aumentata età dei genitori, però ancora non ci sono studi che veramente abbiano testato questa possibilità. Quindi la scoperta delle CNV è stata sicuramente una scoperta interessante, però sono ancora piuttosto in dubbio nel dire se potranno aiutare così tanto come alcuni pensano nel capire il pathway biologico che porta all'autismo, però potrebbero anche farlo. Certamente penso che i genetisti sbaglino nel non stare altrettanto attenti a da dove queste vengono. Quindi queste perturbazioni evolutive non è che debbano necessariamente avere delle cause, lo capisco, però dobbiamo tuttavia chiederci perché c'è questa frequenza aumentata. Allora, la cosa più alla moda oggi sono questi studi di associazione genomica, GWAS. Perché? Perché adesso è possibile, attraverso i passi avanti tecnologici, è possibile andare oltre il discorso dei geni candidati per andare a vedere il genoma nel suo insieme. Questo per poter individuare i geni di suscettibilità. Si chiama GWAS questa cosa, ma richiede dei campioni molto ampi e inevitabilmente darà luogo a tanti falsi positivi. Qual è il grosso vantaggio del GWAS? È che si ha la possibilità di individuare delle associazioni genetiche nuove, quindi non semplicemente i geni candidati di cui già sappiamo per un motivo o per l'altro, ma devo dire, come ha detto Foreman, che i dati però non. A livello dei disturbi mentali multifattoriali non sono stati un granché, perché hanno individuato dei geni di suscettibilità che però hanno degli effetti molto debili, quindi resta dubbio se questi dati siano stati veramente molto informativi sui pathway causali biologici. Quindi, per esempio, non parlare di autismo, non parlo solo dell'autismo, ma in generale di tutti questi risultati, la odds ratio è 1,1, 1,2, al massimo 1,3. Quindi parlare di questi come geni della schizofrenia o dell'autismo o alla ADHD veramente mi sembra andare molto oltre quello che è giustificato dire. Sì, certo, sono collegati a tutte queste malattie, ma soltanto come parte di un quadro ben più ampio. L'epigenetica, questa è l'altra cosa molto alla moda, l'altra cosa dietro l'angolo. C'è un grosso interesse nella possibilità che molti effetti genetici derivino dall'epigenetica piuttosto che non da cambiamenti nella sequenza genica. L'epigenetica si riferisce ai cambiamenti neurochimici che influenzano l'espressione genica e ovviamente i geni funzionano solo se sono espressi, quindi sono tessuto specifico e anche fase specifico, comprende tutta una serie di elementi del DNA perché per motivi che i genetisti soli vi potranno spiegare non amano chiamare geni, sono comunque DNA, vabbè, non li chiamo geni perché loro non vogliono, ma sarebbero geni, hanno un'influenza, si legano a delle influenze ambientali e anche puramente casuali. Possono essere, questi meccanismi epigenetici possono essere in qualche modo coinvolti nell'autismo, ma il loro ruolo resta ancora incerto. Quello che sappiamo oggi è che l'epigenetica è una realtà ed è certamente importante. Qual è la difficoltà per quel che riguarda gli studi sull'uomo? È il problema della specificità tissutale, cioè è stato detto che dato che sono espressi più geni nel cervello che in qualunque altra parte del corpo, basterebbe fare gli studi sui linfociti, ma questa è una cosa ancora da definire.